Torna dal 21 al 23 settembre in tutta la regione la rassegna promossa dall'Istituto dei Beni Culturali e Naturali Vive il Verde, alla scoperta dei giardini dell'Emilia-Romagna, arrivata la quinta edizione, con oltre 100 eventi in tanti luoghi diversi sparsi su tutto il territorio. Vive il Verde è un evento collettivo che raccoglie le tante energie verdi di tutta la regione grazie ad istituzioni ed associazioni pubbliche e private che in tre giorni dedicano il loro tempo e le loro energie al verde e alla natura. Ci sono centinaia e centinaia di eventi in tutta la regione, da Piacenza a Rimini. Abbiamo incontri, laboratori, mostre, iniziative, prove di potatura degli alberi, aperture di giardini privati, quindi aperture straordinarie. In particolare in Romagna, nel Forlivese, abbiamo tantissime iniziative quest'anno. A partire da sabato domenica a Forlì, con un'iniziativa al Parco della Resistenza che si chiama Parco Natura e Benessere, con tantissimi eventi, incontri, laboratori, esperienze, mostre per tutta la giornata, dalla mattina alla sera, compresa la musica. A Cesena abbiamo degli incontri e delle escursioni al Parco della Rimembranza. Dopo abbiamo un'apertura straordinaria del Parco della Villa Fantini a Tredozio, che fa parte del circuito dei grandi giardini italiani. Abbiamo a Forlì in Popoli una visita al parco della villa del cardinale Paolucci Merlini. Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.ibc.regione.emilia-romagna.it.